Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati all'appuntamento radiofonico del Consiglio regionale del Piemonte. Nella seduta del 13 marzo il Consiglio regionale ha eletto la vicepresidenza Roberto Boniperti. Nel pomeriggio l'Assemblea ha svolto la seduta straordinaria sul precariato nell'ente regione. Sono poi stati approvati diversi ordini del giorno, due di solidarietà ai fucilieri del San Marco trattenuti illegalmente in India, uno per promuovere una proposta di legge al Parlamento per le persone scomparse e un altro per tutelare gli operai forestali stagionali. L'ufficio di presidenza ha incontrato il 14 marzo i rappresentanti dell'Associazione Libera. Al centro dell'incontro la piattaforma L10, il progetto lanciato da Libera nel 2010 in vista delle elezioni regionali e che chiede alla politica la condivisione di 10 proposte su legalità e trasparenza. Valerio Cattaneo, presidente del Consiglio regionale. Un incontro importante con gli amici dell'Associazione Libera, con la quale abbiamo da subito impostato una grande collaborazione. Ci poniamo due obiettivi: il primo, con la risultanza dell'attività delle commissioni d'inchiesta e di indagine sugli appalti, di modificare eventualmente la nostra legislazione; il secondo, approvare al più presto l'anagrafe degli eletti, dove la gente potrà vedere cosa fa, chi è e come ha fatto a diventare consigliere regionale ogni singolo appartenente al Consiglio. Dopo un lungo e complesso iter in commissione, nella seduta del 13 marzo, l'Assemblea legislativa ha iniziato l'esame dei provvedimenti per l'adozione del nuovo piano sociosanitario 2012-2015. Dopo l'illustrazione del disegno di legge, il dibattito è proseguito nella seduta del 14 marzo con gli interventi di tutti i gruppi. Mario Carossa, Lega Nord. Noi dobbiamo riuscire a coniugare l'efficienza e l'efficacia della sanità piemontese con comunque il risparmio dei soldi. Quindi questo è quello che ci porta ad approvare il piano sanitario entro la fine di marzo. Eleonora Artesio, Federazione della Sinistra. Questo piano sociosanitario semplicemente si propone la questione del controllo dei costi. Si pensa di produrre un miglioramento attraverso l'organizzazione delle federazioni sanitarie. Ahimè, queste federazioni sanitarie comporteranno soprattutto la nomina di nuovi direttori generali. È stata ricevuta a Palazzo Lascaris una delegazione irachena in visita in questi giorni a Torino in occasione del 50° anniversario di attività del Centro Scavi di Torino in Iraq, che opera sui siti archeologici più importanti e ha ripreso i lavori di riallestimento del Museo di Baghdad, uno dei più prestigiosi al mondo. Bianco, rosso e grigio-verde è il titolo del libro di Italo Ruffino presentato il 12 marzo a Palazzo Lascaris. Il libro trae origine dall'esperienza umana e religiosa di Monsignor Ruffino, cappellano militare volontario in Russia nell'inverno 1942-43, nel corso del secondo conflitto mondiale. Dal Consiglio regionale è tutto, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio, il Parlamento del Piemonte alla radio.